Ben ritrovati, telegiornale di Telenuova, la nostra informazione, apriamo con la cronaca e purtroppo con una brutta notizia, perché sapete abbiamo seguito da vicino nelle ultime ore la vicenda dell'uomo di Nocera Inferiore di 75 anni di cui si erano perse le tracce già dalla tarda mattinata di ieri, in particolare poi dal pomeriggio. Ebbene, il suo corpo è stato ritrovato senza vita in un dirupo sulle parti montuose di Nocera Superiore dai soccorritori dopo le 12 di questa mattina. Vediamo allora nel servizio che segue tutti i dettagli di questa purtroppo triste vicenda. È stato ritrovato alle 12 circa il corpo purtroppo senza vita dell'anziano di 75 anni di Nocera Inferiore, avvistato l'ultima volta ieri mattina da una guardia ambientale in una zona di montagna di Nocera Superiore. A quanto pare l'uomo avrebbe perso i sensi per problemi di natura respiratoria, cadendo poi in un dirupo con ampia vegetazione dove è stato rinvenuto dai soccorritori. Ovviamente per le cause del decesso bisognerà attendere ora l'autopsia. L'uomo disperso, amante delle escursioni, conoscitore anche delle alture del nostro territorio, era solito effettuare ampie passeggiate tra i sentieri di Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Ieri mattina si era incamminato verso la zona di Pareti Pucciano e in particolare raggiunto fino alla località Grotta di Annibale, dove aveva intrattenuto una breve conversazione con la guardia ambientale di cui prima. Quest'ultimo aveva chiesto all'anziano il numero di cellulare perché preoccupato dal fatto che il caldo potesse causare lui dei problemi. Ma dopo alcune chiamate il telefono dell'uomo di 75 anni ha smesso di suonare. La guardia ambientale ha quindi lanciato l'allarme allertando le forze dell'ordine. Immediate sono scattate le ricerche rese ancora più complicate dalla presenza di un incendio nella zona montuosa di Nocera Superiore. Sul posto anche i familiari dell'anziano che hanno provveduto a dare indicazioni sull'aspetto dell'uomo e sui vestiti che indossava, pantaloni e camicia di color beige, così era uscito di casa il 75enne. I lavori di ricerca sono proseguiti per tutta la notte, ovviamente anche stamane, quando sono stati impegnati 21 uomini divisi in tre distinte squadre composte da personale del soccorso alpino, vigili del fuoco, della protezione civile, tra cui quelli della Papa Charlie, della Croce Azzurra, i carabinieri della forestale, oltre che ad alcuni privati esperti conoscitori della zona. Un elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato tutta la parte montuosa di Nocera Superiore controllandone i valloni. Caschi rossi, che insieme ai carabinieri avevano anche organizzato una sorta di quartier generale a valle all'interno degli spazi di un noto ipermercato di Pareti Pucciano. Gli uomini del soccorso alpino si sono poi calati in alcuni dirupi per l'opera di bonifica al fine di osservare meglio la possibilità della presenza dell'uomo. Si sperava di ritrovarlo ferito, che avesse avuto qualche problema fisico, caduto per la stanchezza o forse per un leggero malore. Invece, appena dopo mezzogiorno di oggi, la notizia del ritrovamento del corpo senza vita. Non c'è stato il lieto fine per questa drammatica vicenda. Davvero si chiude male dunque questa vicenda che ovviamente ha tenuto un po' tutti con il fiato sospeso in queste ultime ore. Ancora la cronaca.